Oggi è martedì 16 di gennaio, mi sono svegliata presto, ho fatto tutte le cose che dovevo fare, in realtà ho sistemato anche in cucina. Poi, allora, come avete visto, il porridge che ovviamente avevo fatto sabato sera, l'ho lasciato riposare domenica. Ieri mattina mi sono svegliata e ho mangiato un poco, perché non avevo tanta fame e stamani va bello, ho mangiato quello, ho preso un tè, ho preso il caffè, perché così mi tengo abbastanza attiva durante la giornata. Ieri, ma ieri che ho fatto? Ieri avevo da stirare, da piegare, da fare alcune cose e poi non sono stata un granché in questi 2 giorni perché mi devono arrivare. A volte posso ritardare di qualche giorno, non ho problema, ma finché non ti arrivano uno sta un po' così. Allora, diciamo, domenica avevo una fame irrefrenabile, cioè non riuscivo proprio a fermarla. E quindi niente, sono stata attenta, sì, però una piccola trasgressione me la sono concessa perché ne avevo bisogno. Non ho mangiato il primo perché ho detto c'è il secondo, ho mangiato il secondo con le verdure, ok. Ieri sera mi sono fatto una pasta, così, insomma, no, l'altra sera, domenica sera, con il sugo di carne che avevo fatto per il primo dell'anno. Era lì. E sicché poi mi è avanzata che non avevo più voglia di mangiare, ma evidentemente mi bastava una piccola porzione, era, diciamo, una pasta senza glutine. Poi ho mangiato quello, sì, ho mangiato un po' di pasta, un po' di secondo e poi vabbè, c'avevo questo arrosto di maiale, insomma, che mi piaceva, mi piace, insomma, carne bianca e mi ho ammazzato, quindi insomma, niente, la pasta ogni tanto la mangio. Allora, innanzitutto vado a prendere le buccole. Cioè, so, dalle messe, le bruccoline, intanto mi metto un maglioncino, così, insomma, le felpe. E niente, oggi infatti ho tutti gli avanzi del contorno, le patate fatte ieri, così, perché, insomma, erano da lì da un po' di giorni e le ho sistemate per mangiarmele sia ieri sera un po' che oggi. Allora, adesso ho voglia proprio di andare a fare una passeggiata fuori, non ho voglia di stare in casa. Allora, sabato era bello, eh? Un po' freddino, però in realtà era bello. Sicché ho approfittato per fare un giretto fuori, ok? Ho girato per il centro commerciale e non ho comprato niente. Non ho comprato, in realtà il mio intento era quello di comprare un piumino. Sono andata un po' in ritardo, eccetera, è vero. Ma fanno le taglie un po' piccole, no? Per me facciano più grandi. Vabbè, insomma, è vero, io sono alta e tutto, eccetera, vabbè. Però in realtà a me le misure troppo precise, no, non mi piacciono. Che siano un po' comodi. Sono andata anche dalla Decathlon, anche lì nulla, non ho trovato niente. Vabbè, quest'anno per i piumini sono un po' sfigata. Oggi ha una bella giornata, non tira vento. Le temperature mi sembrano leggermente alzate, quindi in realtà mi posso mettere anche un piumino un po' più leggero. In realtà quello che mi dà fastidio non è tanto il freddo in sé, che meno male uno cammina, si riscalda, ma è il vento, cioè il vento è insopportabile. Qui i termosifoni sono caldi, fino alle 10 sono caldi, poi li tengono spenti fino alle 3 del 4 del pomeriggio e in realtà non sento freddo perché non c'è vento. Se c'è vento tengo chiuse le finestre doppie, quelle esterne. Ora devo mettere questi altri orecchini, ne metto il piumino, se metto gli orecchini lunghi cioè va a finire che alla fine li perdo. Una volta l'avevo aperto gli orecchini, un paio di orecchini, cioè no, un paio, uno, la un tipo, cioè il gemello di un orecchino, perché insomma si può, dai, bisogna mettersi questi perché altrimenti rischio che mi si chiudano anche quegli altri. Adesso io dovrei andare
Vado un po' a fare un giro al mercato, ve l'ho detto, il martedì vado sempre lì, no? A fare un giretto, per visitarmi, per vedere un po' che cosa trovo. Ma io in realtà, cioè, qui avevo delle... Allora, qui ho le palline e qui c'ho... Ah, qui c'ho il quadratino. Allora, fa vedere, non ve l'ho fatto vedere. Questa settimana mi ero presa un malloncino di lana lavorato a mano. Ora io ancora non lo sono provato, ma lo sapete perché non lo sono provato? Perché secondo me che se le, cioè, puzzava, allora ho dovuto lavarlo, tenerlo in ammollo nel detersivo, quello neutro, era per lana, no? Poi l'ho risciacquato per bene in acqua fredda, ovviamente sono gelata le mani, e poi l'ho... Non so che cavolo mi sono messo dell'orecchino qui. E poi, ma mettiamoci questo, e poi l'ho risciacquato bene bene, l'ho rimesso in sapone e poi vabbè per sciacquarlo, ok, ci ho messo un po', per strizzarlo ho utilizzato due asciugamani, ma di quelli per la doccia perché effettivamente era un po' pesante. E poi dopo averlo strizzato due volte, cioè in due asciugamani, ho messo bello bello a farlo asciugare per un po' di giorni. Non so per quanti giorni è stato, diciamo, sullo stendino. Sicché ancora non me lo sono provato. In realtà questa non sarebbe la mia taglia. Però ho detto, boh, ci sta mestia. Ora me lo voglio provare. In realtà non me lo voglio mettere oggi. Sapete perché? Perché oggi non fa tanto freddo. Mi ha dato l'idea che questo maglioncino mi stesse. Adesso voglio fare la prova, perché... In realtà, anche se non è tanto over, ma basta che non mi sia troppo stretto. Allora, vi dico una cosa, eh. Oh, vi dico una cosa. Allora, stretto non, cioè, mi sta giusto. Mi sta giusto. In realtà, qui è largo. Non mi arriva un po' più sopra la cintura. Vi faccio vedere. Cioè, ora, come ve lo fa vedere? Mi arriva qui. In realtà, dai, non è male, 4 euro ci sta. L'ho pagato 4 euro. Mi fa un po' freddo, dai. Poi qui c'è il laccetto. Cioè, per me la lana non è tanto di qualità, ripeto, però per il prezzo in realtà ci sto sudando tantissimo, perché in realtà non fa tanto freddo. Prima dico va bene, quando un giorno farà proprio freddo freddo, poi ti ho detto guardate oggi che non fa tanto freddo, vi dico che cosa mi metto, questa, cioè mi metto questa che l'avevo presa diversi anni fa, poi sopra mi metterò un piumino leggero, comunque oggi si sta bene, siamo al di sopra di 5 gradi, infatti adesso mi sa che devo tirare giù un'altra volta la persiana, perché se no mi ribalta il sole. Io ho l'idea che questo sole mi vada a rovinare i mobili che ho comprato all'IKEA. L'armadio, diciamo, è dalla vita che ce l'ho, di qualità ottima, mi c'entra un sacco di roba per i cassettoni. Tanto, raga, i cassettoni di IKEA li compro tutti perché sono belli, cioè praticamente quello. A me i cassettoni dell'IKEA, cioè l'arredamento dell'IKEA è bello, dai, non dispiace. Sono pronta per uscire. Da poco sono stata fuori, ho preso delle cosine, poi ovviamente ve le faccio vedere e per pranzo ho un avanzo del contorno di ieri che vi ho detto patate col pomodoro, poi ovviamente per primo mi mangio questa passata di zucca e per secondo ovviamente mi mangio queste due uova. Adesso mi metto ovviamente in postazione perché per prima cosa aspettate, piglio questo così almeno mi vedete. Per prima cosa ovviamente mi devo riscaldare questa passata di zucca. Ci ho messo su un peso tot di zucca
ho messo la metà ovviamente di patate ed è buonissima. Allora, fate conto, 500 grammi di zucca, vanno bene anche 3 etti di patate, perché non preferisco quelle a pasta gialla, quelle rosse, che per me sono molto più buone, quelle gialle, perché quelle bianche non sanno assolutamente di niente. Ti devo avere un hamburger, cioè di subina, però non la trovo più. Perché non la trovo? Oh, chissà che fine abbiamo fatto. Ma vabbè, cioè non esiste. Allora, in teoria l'avevo congelata l'altro giorno. Vabbè, stasera mi mangio la carne di tacchino e allora faccio un giro, roba da vestire, praticamente nulla. Cioè, più o meno cose che c'ho, nel senso, c'ho tanta roba. Un discorso che volevo dire stamattina, io poi non mi sono comprata niente al centro commerciale, in realtà l'unica cosa che ho comprato al centro commerciale è stata una o due felpe, I don't remember, quindi una sola, e poi non ho comprato più nulla perché giubbotti della mia taglia non c'erano. Poi mi sono fermata ovviamente al negozio che vende roba d'abbigliamento. Poi ho pensato, sì, in realtà non era per quelle 20 euro che potevo spendere, no, però in realtà maglioni che ho di già, ho detto voglio fare un giro alle cascine, può darti che trovi qualcosa di originale. Alla fine capisco che di quello che ho bisogno non mi manca niente. Quindi perché cioè devo buttare dei soldi? Ho comprato qualcosina, qualche accessorio così a poco e poi mi sono fermata in un negozio che faceva, oddio mi brucio, che faceva gli sconti, no? Cioè in realtà, allora, vedo tutti i prodotti di marca, di qualità, però per i soci, per quelli tesserati, mettiamola così, fanno dei prezzi agevolati. Allora, non ho comprato niente da vestire, nessun accessorio, però raga, quanta minestra! Però mi sono comprata un infuso al cacao e arancio. In realtà, diciamoci la verità, per i soci, ragazzi, se c'è questo rumore è frigorifero. Cioè, tutte le mattine, tutti i pomeriggi, tutte le ore del pranzo, tutte le ore della cena è un dramma. Ieri era silenzioso, ho congelato il pane, quindi mangio poco di pane. A un certo punto ho infilato il pane dentro, ho cominciato a fare un rumore, no vabbè, non esiste, non esiste. Quindi che stavo dicendo? Ah, quindi ho fatto un affare, proprio oggi pomeriggio. Voglio assaggiare, però ci devo mettere un po', diciamo, arancio dentro, perché in realtà il pomeriggio non è che abbia tanta fame, però mi fa qualcosa che mi disseti, perché ovviamente un po' di frutta, un arancio, dei mandarini, fa bere, fa tanto tanto bene. Ti raccomando, lo sappia di bere, quindi. E allora, mentre si cuoce, ovviamente si cuociono le mie uova al tegamino, io vado a mangiare, ci metto sempre un po' di parmigiano, quanto basta, e poi dopo mangio il contorno con due patate, perché vi ricordo che sono a digiuno da stamani, ho fatto colazione tipo alle 7:35. Ho finito di fare colazione alle 8, mi sono mangiata tutte le cose con calma, eccetera. Quindi è palese che io, aspettatevi, non so se cosa vi mostro. Aspettate, ci metto un filo di olio e quindi poi sono andata dritta dritta da questa colazione fino a quest'ora. Devo dire che praticamente questo porridge è buonissimo e sfama tanto. Adesso vi faccio vedere.
guardate, e intanto comincio a mangiare questa passata di zucca e patate. Allora, come vedete, sono servita solamente se proprio voglio esagerare, ma credo di no, con delle gallette al farro e di riso soffiato normale, queste qui della Scotti. E devo dire che a me queste gallette non dispiacciono assolutamente, perché a parte, vabbè, queste qui, che comunque ovviamente c'è un po' di glutine, ma poco poco, così non succede niente, basta non esagerare. E queste io le trovo veramente molto buone, anche per uno spuntino, per fare addirittura una colazione. Invece di mangiare il pane, uno si mangia una galletta con della marmellata sopra e via. Allora, intanto io mangio, mentre mi guardo un video su YouTube, anzi su Facebook. Per fortuna ho addirittura lasciato le patate qua dentro, tanto forse le mangerò stasera. La guardo un po' perché c'ho anche i fagiolini che sono là, vedete, ci sono i fagiolini. Poi, oh vabbè, dopo ho sistemata tutto e ho buttato via della polvere di integratore avanzata. In realtà questo le ordinò tempo fa un medico a mio padre, però avanzò. In realtà io questi integratori non li ho mai presi, ho solamente il magnesio, questi ho solo indicazione medica, lo faccio sgrondare perché questo barattolo, voi non ci vedrete, mi rimane comodo per appoggiare la telecamera. Adesso devo asciugare questo e poi ovviamente vi faccio vedere cosa ho preso. In realtà lo sapete a cosa stavo pensando io? Allora, qui c'è della plastica, no? Che si può staccare. Forse credo anche qui, non lo so. In realtà potrei staccare questa e dipingerci qualcosa con dei coriandoli, fare dei disegni astratti, così, per rendere, diciamo, il barattolo più cool, più bello, perché così non mi piace. Francamente così non mi dice niente. Sì, è rosso, bello, per carità di Dio, però in realtà ce l'ho di là dei colori. Potrei ingegnarmi a livello artistico per rendere questo barattolo ovviamente più carino. Eccomi qui, sono tornata. Oggi è la bellezza di mercoledì 17 di gennaio. In realtà ieri volevo fare la parte, diciamo, del pomeriggio, però mi è venuta un po' sconfusionata perché ho fatto diverse cose e mi sono resa conto che non era, diciamo,
diciamo, fluido, diciamo, tutto l'insieme delle clip. Quindi niente, ho fatto la prima parte dove insomma abbiamo parlato, eccetera. Però in realtà la seconda parte non l'ho potuta assolutamente editare, l'ho cancellata perché era venuta un po' così. E quindi ho deciso di registrare oggi. Stamani mattina praticamente mi sono messa a lavare i capelli, a sistemare un po' casa, a mettere un po' in ordine. Devo veramente fare tante cose. Ieri pomeriggio, come mi sono organizzata? In realtà ho fatto un giro, ho fatto più giri di quanto dovessi fare in realtà. Sì, ho trovato la tovaglia, poi vi faccio vedere. Per ovviamente mettere in cucina perché ho girato un po', sono andata a prenderla l'anno scorso a luglio, non ce l'avevano tonda, allora niente, è tutte rettangolari, quindi sono andata a vedere un'altra parte. Poi ho preso un po' di detersivi, di saponi per pulire la casa, ho preso due delle Chanticleer, saponi tipo, poi ve le faccio vedere. Per pulire anche i vetri, ovviamente, insomma, Quasar, no? Quello che conosciamo tutti. Poi, tra l'altro, ho preso anche il sapone per pulire i piatti. Allora, ieri sì, ho spesucchiato un po', insomma, sulle cose che ovviamente servono, però altre cose magari che non servono. Cioè, ieri poi voglio assaggiarlo questo tè. Più che un tè, è un infuso, lo faccio vedere dopo di lei in cucina, a cacao e arancio della Pompadour. In realtà l'ho comprato qui vicino a casa mia e lo faccio vedere dopo. In realtà poi al mercato che cosa ho preso? Ho preso delle cosine molto carucce che a me piacciono in realtà molto. Allora, ho preso questa collana, c'ha la casettina, no? Che è molto lunga. Però mi sono pentita di averla presa perché in realtà 4 euro è un prezzo, cioè non proprio altissimo, no? Se no, poi è tornata a casa e ho detto, se la pigliamo anche con le palline nere da abbinare a una collana, wow, è uguale a questa, se la metto un po' più lunga. Poi c'ho qualche ciondolino in più, ma sicuramente ora con l'arrivo della primavera me la metterò. Allora, guardate, vi faccio vedere. Che è rimasta incastrata dentro, mannaggia. Devo prendere un po' di forbici, però se fa così. Sapete che cosa? Quando la plastica così, no? È in bustina da tagli a pezzettini piccoli, a un mascello perché ti rimane attaccata tra le mani. Io non so come cavolo fare. Mi dovete scusare, vado a prendere un po' di forbici. Allora, la collana in questione è questa con la casettina, avete visto? Cioè, carina, carina. Ha le pelline sul rossino, sul rosso, sul bianco, sul lilla. E in realtà sì, è vero, cioè ci potrebbe stare benissimo con tutti i tipi di colori, perché in realtà questi sono colori versatili. Cioè, non è che siano colori queste perline qui, dico, però se la pigliamo anche bianca e nera, secondo me non ci sta, quelle perline nere, scusatemi, non ci stava male. Poi mi sono fermata in un banchino, no? Cioè, sì, questo qui c'è da 2 anni, ormai ci fermo da un po' di tempo. E hanno le cosine che costano veramente poco, cioè più di 5 euro non spendi. Forse qualcosa a 7 euro sì, l'ho pagata un'ora in più rispetto al prezzo normale di 5-6 euro, ma cifre abbordabili. Era una collana che forse l'ho messa qualche volta, avevo fatto anche vedere in un video, non mi ricordo, insomma, allora, queste, cioè, la collana l'ho presa in un banchino all'inizio del mercato che rimane sulla sinistra, li vendono oggettistica, cioè nel senso vendono perline per fare collane, braccialette eccetera, poi vendono anche collanine, orecchini in acciaio, ma veramente a poco, tutta roba di bigiotteria.
E quindi la collanina, quella con la cassettina, che è quella, l'ho pagata 4 euro. Cioè, in realtà, perché non potevo prendere un altro? Lì per lì non ci ho pensato. Poi questi orecchini l'ho preso in un altro banchino, che sta in realtà più avanti, molto più avanti. E vennero cose carine, completamente forse un po' diverse rispetto a questo banchino. E ho preso questi due orecchini, ve li faccio vedere. Così l'ho preso, ce l'ho simili in argento. Questi qui dovrebbero essere, mi ha detto, in acciaio. Poi se non sono in acciaio, per quanto costano. L'importante è che quando piove uno si metta magari gli orecchini in argento, perché altrimenti si rischia di macchiarsi. Questi qui mi piacciono perché non ce l'avevo con il cuoricino, e alla luce del sole veramente fa, guardate già qui si vede come sono super super luminosi, però in realtà per come sono vestita oggi non mi ci sta bene. Poi per concludere ho preso altre due cosine. Queste sono collanine che sono versatili, li posso mettere ovviamente dappertutto. Allora, vi voglio far vedere queste due. Aspettate un attimo, una è così, aspettate, una è così, è lunga, questa qui è lunga. Aspettate, è molto lunga questa, in realtà non è corta, vedete, questa qui è lunga. E ci può mettere una collana sempre in acciaio dorato, così vedete, in acciaio dorato, con un cuoricino, con un brillantino, con un punto luce, perché in realtà è carina così. Poi per spezzare ci si può mettere anche allora, può metterci una collana con un punto luce in acciaio dorato. Poi ci può mettere una collana in acciaio normale per vedere come sta, poi si fanno le prove. E poi ci metti questa un po' più lunga. Poi per concludere, aspettate perché poi ho paura di graffiare tutto quanto. Questa un po' più grande, questa qui allora in realtà mi è piaciuta perché questa te la puoi mettere anche con i maglioni a girocollo. Poi volendo questa, siccome ha il cuore molto grande, la posso al limite, devo ingegnarmi, aiuto, metterci anche una catenina più lunga, però sto studiando perché in realtà è bellina, però secondo me questa qui sta bene un po' più lunga. Detto ciò, adesso oggi per casa non mi vedo adatta per indossare queste cose, cioè l'unica cosa che vedete è il trucco, una cosa in più che ho oggi. Di solito quando sono in casa non mi trucco mai perché non ha senso, però visto che sto facendo questo video, ovviamente, allora io non so, cioè l'ho provata, mi è piaciuta, no? C'è una quella più piccola, però in realtà potrei, non so se, cioè, se ce l'hanno uguale, potrei farmela allungare. Allora vediamo un attimo. Aspettate, mi allungo un attimo, cioè, aspettate, un po' più giù, aspettate, è bellina anche così, in realtà non mi dispiace, non può studiarmela, in realtà è molto originale, non mi dispiace come tipologia, ripeto, poi volendo posso anche farla più lunga, perché no? Allora, intanto io metto tutto qua sopra. E volevo dire, ecco la tovaglia nuova che ieri non avevo trovato appunto il solito posto, ma in un altro negozietto sempre da cinesi, pagata diciamo 6,99 euro. All'inizio non, ovviamente non mi ha convinto, scusate, questa è la manica della felpa. All'inizio non mi ha convinto perché ho detto boh, non so se poi me la annoia, troppi colori. L'avevo simile, diciamo, un anno fa, che poi la cambiai con quella che avete visto ieri. Quella
quella tutta verdolina con i limoni. Questa qui non mi dispiace, insomma, vediamo quanto dura. E niente, adesso facciamoci il tè. Mentre tornavo a casa dopo essere stata al mercato, sono fermata in un negozio dove vengono tutto, diciamo, scontato per i tesserati. Sono, diciamo, merce, perché merce articoli, ok? Prodotti, articoli e prodotti di grandi marche, di varie marche, insomma, e per i tesserati c'è lo sconto. Io ovviamente ogni volta che passo da lì mi ci fermo, guardo cosa c'hanno e devo dire che in questo negozietto mi sono fermata varie volte e mi sono comprata tante cose carine che magari costavano tanto, le ho pagate cifre molto basse, come le collane della Jewels che mi fece vedere con la luna, ma che vi ho fatto vedere un anno fa, non mi ricordo quando, e ci ho preso diverse cose, no? Lì in questo negozio. E insomma, ieri mi sono fermata, insomma, abbigliamento, niente di che, insomma, almeno per me, dico. Sì, vabbè, chiedo scusa, mi sono pettinata, ho i capelli appena puliti. E mi sono vista un reparto di tutti gli infusi, no? Della Pompadour. E mi è caduto l'occhio a questo bellissimo infuso di cacao arancia, dove all'interno, vi dico cosa c'è: c'è le fave di cacao 28%, scorze di cacao 27%, foglie di mora dolci, cannella, zenzero, radici di cicoria, cardamomo, aroma d'arancia 4%. Olio di semi di canapa in granuli 2%, veramente minimo, diciamo, è minima la quantità. Poi sembra che l'olio di semi di canapa faccia bene. E anche lì poi un giorno vi dirò cosa fa bene. Scorza d'arancia e tra l'altro pepe nero. Il pepe vi assicuro che si sente. Io non sono l'amante del pepe nero, del piccante. Perché veramente non sopporto il piccante, un po' si sentiva, no? Questo pepe nero. Io direi, vi dico, non è male, non è cattiva, però non lo so, io non sopporto il pepe nero, boh, non so cosa dirvi. In realtà tutte le bevande Pompadour sono strabuone. Io all'interno ci ho messo un arancio spremuto, non ci ho messo né miele, né sciroppo d'acero né niente, e mi è piaciuto così. Poi chi gradisce di metterci un cucchiaino di miele, un cucchiaino di sciroppo d'acero, va bene, uguale, nel senso non succede niente, anzi, cioè, fa anche bene il miele, ok? Quindi non ho problema. Adesso vado a preparare questo, voglio vedere. Innanzitutto ho una tazza. Io ho appoggiato, voi non sapete, tutte le mie strategie per fare video, che io utilizzo le mensole, gli armadietti, ci appoggio la telecamera. Adesso faccio così, così voi vedete che prendo l'acqua per appunto riscaldarla nel forno a microonde e poi quando è bella calda, ovviamente ci metto la bustina. Quindi da stamattina che piove, da stato un po' ieri sera forse, sì. Ieri sera mi sono resa conto che il tempo era un po' così e ho tolto le federe dei cuscini che insomma uso solamente solitamente in camera mia e poi nel salotto e quindi li ho tolti tutti, stamani ho stirato e ho sistemato tutto per bene, ma in realtà
Il tempo è un po' così, cioè in realtà non è che piova tanto, però il tempo è veramente uggioso tantissimo. E quindi niente, oggi non esco, ora dopo mi metto veramente a studiare, perché ieri il mio intento era quello di prendere appunti, di studiare qualcosa, ma insomma, vedendo che ieri era più bello rispetto al solito, ho deciso di stare un po' più fuori e in realtà poi non ho concluso niente di quello che in realtà dovevo fare, però in realtà mi è andata bene così. Detto ciò, si dà una sciacquata, bastano 5 minuti, dicono 5-8 minuti, però lo tolgo prima. Ok, si può ovviamente togliere. Vi faccio vedere com'è bello rosso l'arancio, guardate, guardate, è fantastico. Voilà. Allora, mentre io sono qui che mi gusto il mio infuso, vi dico cosa ho preso ieri in questo negozio. Come non c'è scritto il negozio, non mi ricordo neanche come si chiama, perché non mi ci fermo sempre. Allora, ho preso uno chanticleer glassatore lavanda e uno chanticleer glassatore marsiglia, che l'ho pagato entrambi 2,79 sono. Questo, vedete, che è buonissimo, a me la lavanda mi piace tantissimo. Ha una buona profumazione e poi l'ho presa quella classica di sempre, quella universale che va bene con tutti, cioè per tutto volevo dire. Poi ho preso l'accendigas perché non si sa mai, può servire, non ce l'ho, e l'ho pagato 99 centesimi. È questo fucsia, però in realtà c'è anche azzurro, però dai, mi piace tanto il fucsia. Poi ho comprato due confezioni di Nelson piatte, uno aceto e lavanda e l'altro al carbone attivo. Quello a carbone attivo l'ho pagato 1,79 e quello, diciamo, al Nelson piatti, quello normale, cioè quello normale, quello con l'aceto e lavanda, 1,99 euro. Adesso vi faccio vedere questo è carbone attivo che costa 1,79 euro, questo qui. Poi ho preso questo Nelson, questo lavanda e aceto a 1,99 euro. Ok, perfetto. Poi ho preso questi chili, uno e due di queste, e questi chili costano 2,69. Io cioè, sono andata tipo a Risparmio Casa o a Casa Idea, Risparmio Casa Idea, e Fondo Fondo in Via di Novoli. Ho preso quello della Nidra, una confezione così, cioè 500 ml, l'ho pagato più o meno la stessa cifra, in tutto 18,42. Quindi adesso tocca rimettere tutto a posto perché ho fatto appunto il video degli acquisti, perché l'avevo promesso ovviamente. Adesso non mi rimane altro che terminare ovviamente il mio tè per poi dopo andare un po' a studiare a computer. Ieri, dopo essere stata a fare tutti i miei vari giri, mi sono fermata, cioè all'Esselunga, oltre a aver preso, ok, il parmigiano, quello già grattugiato, perché mi rimane veramente molto molto comodo questo qui della Ferrari, costava 4 euro, qua costicchiano questi parmigiani grattugiati, l'ho pagati la metà. Cioè 200 grammi, ok,
cioè mi dura, ok. Però poi ho preso questo qui, ho preso dell'avena decorticata per farci, diciamo, i primi piatti, perché insomma l'avena fa tanto bene. Di solito l'avena decorticata va messa in ammollo per 2-3 ore in acqua calda. Poi, vabbè, si dà una sciacquata, ok, si dà con tutte le istruzioni, eccetera. E poi bisogna farla cuocere per circa 30-40 minuti. Questa avena decorticata, che è della Bio, della Fattoria Pieve Assalti, è un'azienda toscana, un'azienda, diciamo, che fa anche prodotti bio. Qui ho letto non serve mettere in ammollo, basta cuocere per 20-30 minuti. Ovviamente va sempre lavata prima della cottura. Allora, calcolando che ovviamente uno fa questi cereali, magari li fa per i primi piatti, ok? Ovviamente uno come li cuoce i cereali, semplice, con delle verdure. E quindi questi cereali così ovviamente si mangiano molto bene con le verdure. Uno calcola tipo 20-30 grammi e ci mette, che ne so, ci mette il broccolo, ci mette il broccolo, se ci vuoi mettere le zucchine, ci mette le zucchine. Io preferisco metterci tipo qualche zucchina, qualche carota. Poi se uno ci vuole mettere qualche altra verdura, non lo so, dipende un po', diciamo, dai gusti. E ora voglio provarla, la proverò in questi giorni, perché in questi giorni voglio fare una dieta più che altro proteica, cioè centrata molto, acquistate per la luce, sulle proteine e verdure. Ad esempio, ieri a pranzo avete visto, ho mangiato sì le patate, ho mangiato le uova e ho mangiato la passata di zucca, no? Ieri sera, vabbè, ho finito le patate perché non le potevo buttare via con la Simmental, perché non andava di cucinare niente. Ieri sera ero stanca. E oggi mi sono mangiata invece i fagiolini con una fetta di carne di tacchino cotta in gratella, sì. E stasera ho detto, sì, stasera ho la passata di verdura, o mi ci mangio un hamburger o mi mangio del pesce. Tra l'altro, io ho praticamente tirato fuori una bella arista di maiale, no? Perché, cioè, sì, è così, però in realtà, cioè, me la mangio anche volentieri, sapendo che comunque le proteine fanno bene, non fanno male, tra l'altro, assolutamente no. L'importante è che per pasto non si esagera con le quantità. Allora, in realtà volevo tagliarlo a fettine, non so se, allora, in realtà non so, allora, o lo taglio a fettine o ci faccio un arrosto, che viene buono anche così, quindi insomma lì, che comunque tanto è carne bianca, la carne bianca non fa nemmeno male. Detto questo, io non ho niente da fare stasera per cena, tanto è tutto lì, insomma, volendo poter anche mangiarmi due pomodorini che sono qui. E tra l'altro, guardate, vorrei tirarli fuori perché in realtà, cioè, non so se erano solo questi, sì, erano questi. In realtà mi andrebbe di mangiare un po', perché i pomodorini, è vero, si mangiano più d'estate, un po' meno d'inverno, però mangiati come contorno insieme dopo aver mangiato la passata non è niente.
Quanto sono stanca, ma veramente, perché poi stamattina mi sono veramente svegliata molto presto, ho fatto colazione presto, mi sono messa a editare la prima parte molto presto, poi mi sono dovuta mettere a stirare, diciamo, questi cuscini, poi mi sono lavati i capelli. Però ancora non ho finito di guardare tutte quelle cose che volevo vedere. Vuol dire che mentre ovviamente monterò questo video, io sicuramente mi rileggerò degli appunti. Poi ovviamente ho letto delle cose, ma le voglio dire, credo me le dirò domani o domani l'altro, ma sicuramente settimana. Mi dispiace solamente tanto che questa settimana non ho portato tanti contenuti, ho aspettato addirittura diversi giorni prima di portare un video, ma in realtà era perché mi ero concentrata su delle cose da portare avanti. Allora, in realtà vi ero organizzata per portarvi un video che vi porterò. Ovviamente tra 1 o 2 giorni. Poi proprio mi è venuta voglia, sinceramente, aspettate, mi è proprio venuta voglia, ve lo dico sinceramente, di fare questo vlog ieri mattina, che siamo a ieri era martedì, oggi è mercoledì. Poi sabato ho portato il video, non so se ci avete fatto caso, quello, diciamo, del porridge, lo considero comunque contenuto, anche se breve. Poi in realtà devo portare un altro vlog. Allora, mi sono più o meno, sì, diciamo preparata, sicuramente ho preso degli appunti. Poi comunque mi metterò tranquilla in questa stanza, insomma, così almeno vi do delle notizie, cioè più che altro sono dei dati, che quello è importante. Adesso, visto che comunque l'ora di cena sono le 9, ho fatto un po' tardi, veramente vi saluto, vi auguro buona serata se guardate di sera, io mi auguro veramente di passare una nottata senza svegliarmi mezz'ora, un'ora, 2 ore, così, perché a volte può succedere. Detto questo, noi come sempre ci vediamo al prossimo video e a presto. Ciao!